Dovete assolutamente sbrigarvi a fare i primi 5 videogiochi perché saranno veramente brutti. Queste sono le parole che disse un grande game designer, che però non mi ricordo assolutamente il nome, e per chi lo sa, fatemelo sapere con un commento qui sotto. Oggi voglio parlare proprio di questo argomento. Come avete visto nella scorsa settimana, vi ho fatto vedere il percorso che sto facendo su Unity. Purtroppo non ci sto lavorando però tantissimo, infatti vorrei dedicargli molto molto più tempo. Ma molti mi hanno chiesto perché Samuele stai facendo piccoli videogiochi quando potresti puntare a cose più fighe, perché alla fine crei videogiochi da molto più tempo. Beh, partiamo dal presupposto che Unity lo sto studiando proprio maggiormente in questo periodo, e quando ho iniziato anche con Construct ho fatto la stessa e identica cosa. Quello che ho fatto è stato realizzare piccoli progetti videoludici, ovvero piccoli videogiochi, e sicuro al 100% i primi 5 giochi, 10 giochi, 4, 3 giochi che farete saranno veramente brutti. Per questo dovete sbrigarvi a farli, e non nel senso che dovete realizzarli in 1, 2, 3 giorni. Dovete appunto iniziare a creare piccoli videogiochi. E perché dico questo? Perché è assolutamente vero. Io all'inizio non ci potevo credere. Quando ho aperto questo libro di game design e ho letto questa frase, ho detto: effettivamente è super vero. Per questo motivo oggi voglio parlarvi proprio di questa cosa, quindi cercherò di non rubarvi troppo tempo. Dovete iniziare a creare piccoli videogiochi alla volta, e per quelle persone che pensano che un corso gratuito che trovate in descrizione non può fare per voi, fa assolutamente per voi se state realizzando videogiochi in Construct. Se volete realizzare un videogioco platform e guardate il corso su come fare un clone di Flappy Bird, comunque vi serve. Tutte le cose che inizierete ad imparare passo dopo passo, anche dai tutorial che trovate sul mio canale YouTube, c'è una playlist dedicata, comunque quelle piccole cose potranno assolutamente servirvi. Quello che sto facendo su Unity in questo momento è fare, come avete visto, come primo videogioco un Flappy Bird, che non è paragonabile a quello che io farei adesso in Construct, ovviamente, ma mi ha permesso quel piccolo videogioco di capire tanto su Unity e di capire appunto come funziona. Ad esempio, questa settimana sto realizzando un piccolo acchiappa la talpa, che vedrete prossima settimana, quindi non perdetevelo. E quello che sto facendo, ad esempio, è prendere degli assets online gratuitamente e soprattutto prendere anche delle immagini di placeholder, quindi immagini bianche. L'obiettivo principale non è quello creare videogiochi fatti bene, tanto saranno videogiochi che resteranno lì sul mio computer e forse ve li farò vedere giusto per dire: ragazzi, sto facendo questo. È importante partire da piccoli progetti fatti male, perché quando inizieremo a capire come utilizzare bene un engine, potrebbe essere Construct, Game Maker, Unity, qualsiasi, nel momento in cui abbiamo già realizzato piccoli progetti, potremmo dar vita a un progetto un po' più grande, piccoli passi alla volta. È impossibile vedere uno sviluppatore di videogiochi che al primo colpo realizza un capolavoro. Non è successo mai, e se succede forse è veramente, veramente molto, molto raro. Quindi vi suggerisco di togliervi dalla vostra testa l'idea di creare un super mega figo gioco subito, all'inizio. È impossibile. Approfittate delle gemme che ci sono su Itch e approfittate anche della gemma che c'è per adesso, la gemma dedicata a questo periodo di quarantena per noi italiani. Quello che vi consiglio quindi è utilizzate qualsiasi engine, l'engine che più vi piace. Quello che imparate con un engine, quando inizierete a imparare qualcosa con un engine, non state perdendo tempo. Se iniziate con Construct, con Scratch, con Game Maker, con qualsiasi engine, e poi vi spostate su Unreal, Unity, Godot, comunque quello che avete imparato vi potrà servire, perché l'elemento importante che ha uno sviluppatore di videogiochi è la logica. Quando imparerete la logica con Construct, con Scratch, con Game Maker e vi sposterete su Unity, vi basta semplicemente studiare il linguaggio di programmazione, l'interfaccia e altre piccole cose, giusto per vedere come ragiona quell'engine in particolare. Adesso che io sono su Unity è molto semplice per me, perché già so creare piccoli videogiochi, e quindi a livello di logica ci arrivo senza nessun problema, solo che sono un po' più lento e ovviamente a livello di qualità non è la stessa cosa. Questo perché non conosco bene Unity. Fate i primi 5 videogiochi perché, ragazzi, ve lo dico, saranno brutti, e fateli al più presto possibile. E non vi preoccupate se non vi piacciono, è normale, sono dei piccoli progetti, un po' come chi inizia a disegnare, è normale che i primi 10, 20, 30 disegni sono brutti. Più disegni, più impari a disegnare. Quello che però posso consigliarvi è: ragazzi, non smettete mai di studiare, perché se no sarete sempre punto a capo. Quindi non fate 5 giochi uguali, 5 platform, ma cercate di differenziare nei titoli, in modo tale che potete imparare sempre cose nuove. Quello che sto facendo adesso, ad esempio, con Unity, è imparare un acchiappa la talpa, e già quello che ho visto di nuovo sono le liste, che non avevo mai utilizzato su Unity, ed ecco qui che ho imparato una piccola cosa alla volta. Poi, quello che abbiamo imparato nel primo gioco, possiamo utilizzarcelo per il secondo. Quello che abbiamo imparato nel primo e nel secondo gioco, possiamo utilizzarcelo per il terzo, e così via. Mi raccomando, questi secondo me sono i passaggi che ci permetteranno nel tempo di migliorare sempre di più nella nostra professione. Quindi, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, fatemi assolutamente sapere la vostra con un commento qui sotto, e mi raccomando, partecipate alle gem, e se state vedendo questo video nei giorni in cui è uscito, beh, mi raccomando, partecipate alla gem che trovate in descrizione. Ci vediamo come ogni giorno con un nuovo video, e allora ci vediamo domani, ciao!